Vicepresidente, un commento su questa giornata? Credo che sia una giornata molto interessante per quanto riguarda il nostro sistema bilaterale dell'edilizia, perché stiamo cercando di portare a sistema 105 scuole edili, proiettandole verso il futuro, un futuro dove c'è da coniugare fortemente formazione con innovazione, che sono due cose che credo che vadano molto a braccetto se vogliamo rilanciare l'edilizia e tutto il settore nel suo insieme, dalla ristrutturazione alle nuove costruzioni, ai nuovi materiali, a tutto quanto, alla green economy, tutto quanto.